Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci del conflitto in Ucraina, a partire proprio da chi lo sta maggiormente subendo questo conflitto, ovvero i civili. Ci sono 150 bambini che si trovavano in un orfanotrofio che ora si trovano al confine con la Polonia, stanno aspettando di poter lasciare il paese continuamente bombardato dalle forze russe. Una ragazza del posto, si chiama Kalina, ha lanciato un appello agli abruzzesi, il servizio di Paolo Renzetti. È un appello struggente e pieno di umanità quello di Kalina Soliak, 33enne giovane dell'Ucraina, che da Pescara chiede aiuto per la sua gente, soprattutto per la sistemazione di tanti orfani. Alcuni bambini fuggiti alcuni giorni fa da un orfanotrofio per scappare dalle bombe sono riusciti a lasciare il paese, altri sono invece rimasti e sono stati sistemati in case famiglia. L'appello riguarda anche la sistemazione di tante persone che stanno arrivando dal paese, soprattutto di mamme con bambini piccoli. Abbiamo trovato tantissime famiglie disponibili a accogliere questi bambini, siamo davvero tanti. Adesso, ieri erano 150, quello che è informazione, ieri al confine. Adesso stanno al sicuro, non sappiamo dove adesso sono, però stanno al sicuro, questo è importante, che stanno al sicuro. Situazione cambia per altri bambini che non riusciamo a portare al confine, perché per motivi... per tanti motivi burocratici, logistici, cioè dobbiamo fare in fretta in questo momento, non possiamo stare tutto questo tempo, non abbiamo tempo. E, arrivano anche, vorrei chiedere a persone se mi possono contattare per sistemare, anche dare un sostegno alle mamme con bambini, con un bambino che possono ospitare. Una mamma con bambino, dare un appoggio. Un alloggio, sì, un alloggio. Sì, un appoggio, un alloggio. Incredibile, quante persone vogliono aiutare, il popolo italiano davvero è meraviglioso. Grazie di tutto, però cerchiamo anche a fare qualcosa per queste mamme che hanno abbandonato tutto e non hanno niente. La situazione è davvero critica e dobbiamo fare in fretta. Chi può aiutare, chi, in qualsiasi modo mi contatti. Possiamo dare un riferimento per il contatto? Sì, mi manda il messaggio con la scritta nome e cognome disponibile, o ospitare un bambino, metto in una lista, o ospitare mamma con bambino, metto in un'altra lista. Qualsiasi disponibilità, anche di cose che mandiamo necessarie, qualsiasi cosa, chi può aiutare, aiuti, grazie. E abbiamo visto il numero in sovrimpressione per chi fosse in grado di rispondere a questo appello. Nel frattempo ci sono dei pulmini con medicine e cibo che dall'Abruzzo stanno andando in Ucraina. Li ha organizzati il parroco della chiesa ortodossa di San Costantino, che si trova a Chieti Scalo. Selenia Secondi. Anche Chieti si mobilita per il popolo ucraino, in particolare la chiesa ortodossa che è qui a Chieti Scalo sta organizzando dei pulmini privatamente per portare i beni di prima necessità. È possibile consegnare, tra l'altro, durante tutti i giorni, dalla mattina fino alle 19, chi vuole può venire. Padre Anatoli, cosa state organizzando? Noi abbiamo organizzato due cosiddetti ponti. Una volta, come avete visto, quando più o meno adesso vediamo che stamattina sono partiti due pulmini piccoli, allora questi piccoli furgoncini arrivano in due direzioni. Uno va al confine tra Polonia e Ucraina e un altro va al confine con Romania e Ucraina. Arrivando lì ci sono loro amici volontari, anche volontari dell'esercito, che li aspettano, loro scaricano, diciamo, aiuti di prima necessità e quegli aiuti di seconda necessità, cioè prima necessità, qualsiasi medicina che toglie il dolore, eccetera, questa è prima necessità e loro subito spero e cerco e prego che portano proprio alla fronte o in ospedale dove c'è bisogno, perché veramente c'è bisogno.
E un'altra seconda necessità, come avete visto, il latte in polvere per bambini, omogenizzati per bambini, le vestiti, scarpe, calze, tutto. Chi volesse portare qualcosa può farlo qui, può venire nella parrocchia di Viale Abruzzo, Chieti Scalo, 122, da che ora a che ora? Noi abbiamo fatto per il momento orari così, dalle 9 più o meno fino a 19:20, no? Però mi raccomando veramente domenica per favore non portate niente, perché noi accumuliamo e spediamo, però domenica vedete, spazi sono questi. Il preparatore atletico abruzzese dello Shakhtar Donetsk, Marcattili, ha parlato ieri sera nel corso di Proteramo della situazione nel Donbass. Ascoltiamo la sua testimonianza. Questi giorni sono stati terribili, ma il giorno di oggi non lo so se è peggio, perché essere tornato è normale che ero felice, perché ho una famiglia, figli, dei genitori, un fratello. Però oggi è un giorno particolare, un giorno strano, un giorno pieno di malinconia e sto messaggiando tanto con loro lì, perché noi lì abbiamo lasciato tante persone, brave persone, lavoratori che comunque 7 mesi di lavoro sempre vicini, e quindi era un continuo conoscerli, e adesso vederli che stanno lì, siccome io qualche giorno ci sono stato lì e quindi capisco la paura che possono avere, e poi la situazione sta anche peggiorando, e quindi questo mi fa star male. Noi siamo tanti gli italiani, sì, siamo. Io penso, non sono esperto di guerre, però penso che quello è che volevano fare. E poi oggi ho visto anche il bombardamento a Kharkiv, che era in pratica la città dove noi dovevamo iniziare il campionato dopo la sosta invernale, e hanno bombardato una piazza in centro e magari ci potevamo stare noi lì, se iniziavano un po' più tardi invece che giovedì mattina, iniziavano sabato mattina, noi saremmo rimasti lì ancora adesso, quindi ci vuole anche fortuna in queste situazioni. Noi forse se rimanevamo in Turchia, ad Antalya, in preparazione, magari eravamo salvi, ma noi, ma soprattutto i giocatori, e soprattutto i giocatori ucraini che sono rimasti lì, perché comunque noi brasiliani siamo andati via, ma gli ucraini stanno tutti lì. È questo che ci fa star male a tutti. Loro se li senti, loro mettono coraggio a te, e quindi è perché loro sono un popolo di lavoratori coraggiosi, orgogliosi, patriottici, e quindi quando tu li messaggi e mandi dei vocali, loro ti dicono sì, qui è, però va bene, migliorerà la situazione, quindi sono tutti fiduciosi, e quindi nelle difficoltà loro non si abbattono, però è normale che io penso che loro stanno soffrendo, perché hanno anche famiglie, figli, e quindi quello è anche un problema grande per loro. Se lo Shakhtar stava ancora al Donbass, è normale che noi la domanda forse ce la facevamo, ma siccome da 7 anni, dal 2014, che comunque lo Shakhtar fa base su Kiev, e quindi è una città in sicurezza, e quindi ci alleniamo lì, abbiamo il centro sportivo lì, lo stadio lì, quindi comunque sì, ai confini qualcosa c'era, ma sulla città di Kiev non c'è mai stato niente, quindi noi il dubbio non ce l'avevamo, e quindi abbiamo iniziato a giugno in una città bellissima, in un club pazzesco, giocatori molto molto forti, giovani, di prospettiva, sono cresciuti tanto per la loro bravura, magari anche per il nostro lavoro, e quindi non potevamo mai pensare. Poi è normale, nell'ultimo mese sì, perché nell'ultimo mese tutto il mondo scriveva, quindi non siamo pazzi noi, tant'è che io la mia famiglia era rientrata prima, non l'avevo fatta tornare dopo la sosta, avevo fatto i biglietti aerei per farli tornare il 19 di febbraio, e per fortuna abbiamo cambiato idea alla fine, quindi mi è andata bene sotto questo aspetto, però qualche avvisaglia alla fine c'era, e la Farnesina in effetti il giorno prima, il mercoledì, ci ha bombardato i messaggi di andare via, ma a parte non si poteva andare via la sera perché comunque noi non possiamo scappare, siamo dei professionisti, c'erano tutti i giocatori lì, e quindi non è che noi potevamo prendere la macchina e partire. Poi il giorno dopo è iniziato dalle 5 di mattina, e quindi non avevi più possibilità di muoverti, voli tutti cancellati, e quindi siamo rimasti lì.
come tutti, come penso che era giusto fare. Il concerto della National Chamber Ensemble di Kiev, che si terrà a Pescara il 4 marzo, curato dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dalla Società del Teatro e della Musica, vedrà anche una raccolta fondi per sostenere l'orchestra, i cui musicisti sono riusciti a lasciare il paese proprio un giorno prima dello scoppiare del conflitto. Un messaggio di pace attraverso l'arte e la musica va in questo senso. L'iniziativa curata dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dalla Società del Teatro e della Musica, che hanno annunciato che il concerto della National Chamber Ensemble Kiev, inserito all'interno del programma della 55esima stagione concertistica della Società del Teatro e della Musica, con il contributo della Fondazione, sarà trasformato in una testimonianza corale di pace, solidarietà e vicinanza al popolo dell'Ucraina da parte delle massime autorità abruzzesi, pescaresi e della comunità di cittadini. Il concerto è previsto per venerdì 4 marzo alle 21 al Teatro Massimo di Pescara. L'ingresso per l'occasione sarà gratuito, ma sarà possibile fare una donazione per chi lo vorrà. I soldi raccolti verranno donati all'orchestra, così come ha fatto la Fondazione Pescara Abruzzo con una ulteriore donazione. Lo so che potrebbe essere imbarazzante partire dalla grande cultura europea della Russia, ma Dostoevsky affidava al principe Minsky nell'Idiota la famosa frase: la bellezza salverà il mondo. La musica è il linguaggio più universale e più bello a disposizione dell'umanità, e dobbiamo crederci, anche se la tristezza e la violenza di quanto sta avvenendo a danno dei diritti fondamentali e più elementari del popolo ucraino potrebbero indurci alla sfiducia verso il ruolo della bellezza, in realtà non potremo mai immaginare il futuro del mondo senza il diritto di cittadinanza della bellezza. È per questo che la cultura credo possa svolgere un ruolo importantissimo come ambasciatrice di pace nel momento forse più tragico che l'Europa sta vivendo dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. E la Società del Teatro della Musica Luigi Barbara ospiterà l'orchestra da camera di Kiev, della quale fa parte anche un italiano. Sì, si chiama Francesco Di Rosa, che suonerà l'oboe. L'orchestra è partita il giorno prima dall'Ucraina, il giorno prima che sono iniziati e che è iniziata la guerra. Quindi un messaggio di vicinanza all'Ucraina e nella speranza che tutto questo prima o poi cessi. E ora il bollettino Covid, perché non siamo ancora usciti dalla pandemia. Quest'oggi sono 1.085 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 591 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra molecolari, che ne sono stati 4.484, e antigenici 8.133, è pari all'8,6%. 9 decessi recenti, il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 2.972. In rapida riduzione però i ricoveri, che passano dai 380 di ieri ai 348 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 101 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 62.951, 223 in più rispetto a ieri. Di questi 335 pazienti, 29 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 13, 3 in meno, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 62.603 positivi accertati, 255 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime 24 ore sono 847, dei 9 decessi uno risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato oggi dalle ASL, mentre gli altri 8 riguardano pazienti di età compresa tra i 76 e i 100 anni, 4 della provincia di Chieti, 1 della provincia di Teramo e 3 della provincia dell'Aquila. Dei casi odierni, 251 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 323 a quella di Chieti, 256 al Pescarese, 218 al Teramano, mentre 17 dei positivi provengono da fuori regione e per 14 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza.
Proseguiamo con la cronaca. Quando ha richiesto il reddito di cittadinanza, la sua compagna si trovava agli arresti domiciliari e quindi non aveva diritto ad alcun sussidio statale. Per questo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. Ce ne parla Andrea Costantini. False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. In questo modo da 2 anni un pluripregiudicato e la compagna spacciatrice percepivano un sussidio di 1000 euro al mese. Gli uomini del Comando Provinciale di Pescara della Guardia di Finanza hanno portato alla luce la pratica fraudolenta denunciando un trentenne pescarese in debito percettore della somma. Tutto è iniziato nel febbraio 2020 quando, come risulta dalle indagini, all'atto di richiesta del beneficio, l'uomo, già schedato per altri reati, ha omesso di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga ed ha dunque intascato un indennizzo senza avere i requisiti previsti dalla legge. Oltre alla denuncia per illecita percezione del reddito di cittadinanza e per false dichiarazioni, i finanzieri hanno richiesto alla Procura della Repubblica di Pescara il sequestro preventivo dei fondi statali costituenti profitto del reato. Contestualmente è stato bloccato l'accredito delle somme ricevute indebitamente e che dovranno rientrare nelle casse dello Stato. La preventiva informativa sviluppata grazie alle nostre antenne sul territorio, spiega il comandante provinciale di Pescara della Guardia di Finanza, il colonnello Antonio Caputo, ha consentito di individuare soggetti sui quali esperire ulteriori accertamenti per disinnescare il circolo vizioso di percezioni indebita di sussidi economici importanti che non possono finire nelle mani di chi li usurpa. Questa indagine segue un filone investigativo che già nei mesi scorsi ci ha permesso di portare a termine l'operazione Cash Point, sempre in tema di reddito di cittadinanza, ed è l'esempio di come la Guardia di Finanza di Pescara sia presente, vigile per evitare lo sperpero di denaro pubblico. Del resto il reddito di cittadinanza è una misura importante di sostegno al reddito che deve essere erogata per contrastare la povertà, per garantire l'inclusione sociale, ma deve essere garantita soltanto a chi ne ha veramente necessità. Riviera di Montesilvano sommersa dalla sabbia a seguito del taglio delle siepi 2 anni fa per, ricorderete, il Jova Beach Party, il concerto proprio lì sulla spiaggia. Oggi PD e Movimento 5 Stelle criticano la giunta De Martinis, ascoltiamoli. Tornano le polemiche a Montesilvano dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, il maltempo che ha riversato sulla riviera tantissima sabbia, che ha creato problemi anche agli automobilisti. Voi tornate a battere su quello che è un problema ormai annoso. Sì, un problema annoso, ma direi anche strutturale, perché è evidente che questa amministrazione continua a perseverare senza una visione e un progetto della città futura. E lo è stato questo intervento che ha interessato il lungomare, perché effettivamente quella che veniva spacciata come una riqualificazione del lungomare, che assolutamente non ci vede, ci vede d'accordo, insomma, in realtà non è stata la riqualificazione di un lotto del lungomare, ma un rovinare quello che c'era, cioè rimuovere un cordolo di una ciclabile inaugurata da poco, estirpare le siepi considerandole come ricettacolo di sporcizia, quindi non è chiaro neppure il concetto di manutenzione e cura del verde, e rimuovere i tamerici, mettere un paio di panchine dal design piuttosto accattivante ma improprio considerando il tratto di ciclabile, tra l'altro con il fatto che sentiamo il Bluetooth per un'estate, immagino, perché poi la salsedine farà il resto, e i problemi invece sono all'ordine del giorno, perché ad ogni mareggiata vediamo quello che succede, quindi la sabbia si riversa sul manto stradale in più occasioni. Si guarda anche alle possibili soluzioni a questo punto, comunque a cercare di risolvere questo problema, insomma adesso bisogna guardare avanti. Guardi, noi le soluzioni le abbiamo proposte e ne abbiamo dette tante, e soprattutto quando il cantiere era in fase di realizzazione siamo stati lì a controllare e abbiamo lì trovato parecchie anomalie, tant'è vero che poi si è aperto un procedimento, credo, dalla prefettura, dalla procura, e quindi voglio dire, noi di questa cosa ce ne siamo occupati.
E le soluzioni, torniamo a dire, ci sono, si tratta solamente di attuarle e anche in modo molto veloce, perché noi abbiamo fatto vedere delle soluzioni che ci sono in varie città balneari, dove addirittura ci possono essere, visto che quell'area loro vogliono destinarla a un'area di eventi, e ci sono delle panchine che si possono al momento opportuno rimuovere e quindi, voglio dire, realizzare un'opera ben definita proprio per gli eventi che eventualmente si dovranno fare e realizzare. Un convegno a Teramo per parlare d'Europa. Teramo è tra le 7 città italiane scelte per questo tipo di progetto. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Incontriamoci a Teramo per parlare del futuro dell'Europa. È l'iniziativa che si terrà all'Università degli Studi di Teramo, promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e organizzata dal Consorzio Punta Europa Abruzzo. Rappresentanti del Parlamento Europeo e istituzioni nazionali incontreranno gli studenti per un confronto sui più importanti temi europei. Un onore per il capoluogo abruzzino, infatti sono solo 8 le città italiane coinvolte in questo progetto. In un momento cruciale, molto delicato, a dare un segnale di apertura, di riflessione su quello che deve essere un'Europa sicuramente più inclusiva, più solidale, diventa fondamentale. Ma questo non sarà il solo evento, vero? No, la cosa importante è che il Palazzo Chigi ha scelto COPE per organizzare appuntamenti con il forum per i cittadini, anche nelle Marche, in Abruzzo con un nuovo appuntamento, in Molise e in Puglia. È un segnale di grande attenzione che il governo dà a questo consorzio teramano, che sempre più si fa strada e viene riconosciuto come un ente affidabile, serio, concreto, che può dare, diciamo, un supporto al governo italiano. Gli incontri sull'Europa del futuro si svolgeranno anche nelle altre città italiane, prevalentemente all'interno delle università, luoghi di conoscenza, di cultura e di pace. L'Ateneo di Teramo in particolare da sempre favorisce politiche di integrazione e progettualità europee comuni. Sapere che la nostra città tra poche in Italia possa ospitare un evento di questo tipo è molto importante. Consentitemi di ripeterlo, insomma, a tutte le popolazioni che in questo momento stanno soffrendo, penso, ma semplicemente in ordine di tempo, all'Afghanistan e quindi al nostro progetto di ospitalità degli studenti, e penso soprattutto all'Ucraina. Ieri abbiamo, come Senato accademico, fatto un comunicato importante in assonanza con la CRUI e con la rete delle università per la pace. Siamo pronti ad attivare dei percorsi di accoglienza anche per studenti ucraini. Ricordo ovviamente anche la Carta di Teramo, quindi il nostro impegno per la cooperazione e per lo sviluppo. Quindi ecco, questa riflessione che si svolgerà venerdì si inserisce, insomma, in questo ambito importante per il nostro Ateneo. E ora lo sport, a partire dal calcio di Serie C. Alessandro Sorrentino ha sottoscritto questa mattina il primo contratto da professionista con il Pescara. Il giovane portiere ha firmato per 5 anni, mentre resta ancora l'amaro in bocca in casa Delfino per il KO in extremis a Modena. La sconfitta di Modena lascia l'amaro in bocca, perché immeritata, maturata all'ultima azione e perché condizionata dalla mancata concessione di un calcio di rigore nel primo tempo, fallo di Piacentini su Cernigoi. Un epilogo che in casa biancazzurra ha suscitato comprensibile nervosismo nel dopogara, perché al Braglia si sono visti un atteggiamento e una personalità che andranno mostrati da qui alla fine della stagione, con il fine ultimo di strappare la migliore posizione possibile in classifica e disputare dei playoff da protagonisti. Della gara di Modena resta l'autorevolezza e la compattezza avute per almeno 70 minuti. Inaridite le fonti di gioco principali degli avversari, Gerli e Tremolada, baricentro alto e un centrocampo che non si trova in balia o in inferiorità rispetto a quello avversario, specie quando questo è di lignaggio. Il 3-4-3 si è dimostrato un assetto fragile contro le squadre forti, basti vedere l'ultimo atto a Reggio Emilia. Già con Lentella, Auteri ha scelto di giocare con 3 centrocampisti di ruolo, Pontisso e Pompetti mediani e Diambo trequartista o comunque
uomo di raccordo tra le linee. A Pesaro però Auteri ha forse trovato la formula migliore, riproposta anche a Modena. Un mediano basso davanti alla difesa, De Risio con compiti principali di schermatura, Pontisso e Pompetti mezze ali in piccola parte sgravati da alcuni compiti in copertura, in grado di supportare l'azione d'attacco senza lasciare la mediana in inferiorità. I benefici sono stati tangibili. Unica controindicazione, dipesa anche da un mercato fatto per il 3-4-3, la mancanza di alternative per gli infortuni di Diambo e Memusciai. A sacrificarsi sono stati Zappella a Pesaro, peraltro andato in gol dopo l'avanzamento, e Nzita a Modena. Pontisso non al massimo, non ne aveva più, e dopo la sua uscita il Modena ha guadagnato campo per poi andare in forcing dopo l'inutile entrata di Drudi, costata l'inferiorità numerica. Pescara, che ha pagato anche la scarsa incisività sotto porta e alcuni errori in fase di rifinitura, di fatto gagno inoperoso a fronte di pericoli potenziali. E una mancanza di malizia nel finale rimarcata anche da Auteri. Nelle prossime gare però servono ulteriori conferme e i recuperi di Diambo, magari già da domenica, e poi di Memusciai potranno aiutare a dare stabilità al nuovo assetto. Nota a margine, Franco Ferrari. Se è stata una scelta tecnica tenerlo in panca 90 minuti con la capolista, ciò è incomprensibile. Non si può non sfruttare contro i più forti il bomber della squadra, l'unico calciatore in doppia cifra. È vero che le partite ravvicinate possono indurre al turnover, è vero che c'è stata la giornata di squalifica, ma escludendo dal computo la gara del Benelli, mandarlo in panchina 3 volte nelle ultime 5 partite è sembrato troppo, così come sembra troppo che da quando sia arrivato Cernigoi, 5 gol al Seregno e 1 al Pescara, abbia giocato 336 minuti contro i 296 di Ferrari. A Modena l'argentino non è entrato e Auteri come centravanti gli ha preferito addirittura D'Ursi. Può essere solo e soltanto una scelta tecnica? Il Teramo domenica va a Cesena, obiettivo quello di blindare la permanenza della squadra in Lega Pro. Jacopo Forcella. Serviva un'inversione di tendenza e l'inversione di tendenza è arrivata. Il 2022 del Teramo ha visto il cambio di marcia, più di 1,5 punti a partita per la formazione di Federico Guidi, ma soprattutto lo stesso numero di successi, 4, che il diavolo aveva messo insieme in tutto il 2021 in un girone e una partita, quella in chiusura d'anno contro la Virtus Entella prima del girone di ritorno. 2 pareggi, quelli con Pistoiese, Albonolis e Gubbio in trasferta, ma anche la capacità di non crollare una volta in svantaggio. E la partita di domenica a Cesena, giocata al Bonolis lo scorso ottobre, fu l'emblema di una tendenza preoccupante nel girone d'andata che il Teramo si è trascinato anche con Aquila Montevarchi, Carrarese, Reggiane e Ancona. Il crollo, il 4-0 rimediato contro i bianconeri, aprì la strada a un'incapacità di rimanere in partita, quella che il Teramo sembra aver ritrovato trovando addirittura stimoli superiori quando soccombe nel punteggio. Non si spiegano in altro modo le 2 rimonte completate, quelle incredibile con la Viterbese e col Grosseto, e quella mancata di un soffio a Gubbio, durante la quale fosse arrivato il rigore per in mani di Migliorini nel finale, il diavolo avrebbe completato la risalita per l'ennesima volta. Cambiato lo spirito dunque, anche contro il Grosseto si è visto il volto di una formazione che subisce ma poi riparte. L'inizio in tono minore, la rete che sembra gelare le speranze e poi la marcia verso i 3 punti. Indizi inconfutabili, sostenuti anche da un centravanti come Filippo D'Andrea, letale in zona gol, anche come attaccante di riferimento, nonostante il fisico non lo suggerirebbe. L'assenza per squalifica di Bernardotto al Manuzzi per questo potrebbe non essere un problema irrisolvibile. Molto più pesante invece quella in mediana di Rossetti, che in coppia con Arrigoni aveva trovato distanza ed equilibrio. Per questo in zona mediana si apre la corsa al sostituto, con Viero favorito su Fiorani e De Grazia anche per caratteristiche strutturali, a meno che Guidi non voglia tornare ad un centrocampo con un costruttore di gioco e 2 interni. Nel qual caso la presenza di Viero sarebbe comunque molto probabile e rimarrebbe il ballottaggio dall'altra parte, De Grazia Fiorani. Dietro invece solita incognita su chi a questo giro potrebbe avere un po' di riposo. Con il Grosseto è stato fuori Kodromaz, ma probabilmente è Jacoponi allo stato attuale a dover lavorare di più per mettersi al pari con la condizione dei compagni di squadra. Con la conferma della difesa 3 dunque, Kodromaz, Soprano e Pinto. Con i 4 invece, Soprano e Pinto con Mordini a sinistra e Aziosmanovic a destra, che sarebbero comunque titolari con i 3 dietro, ma spostati qualche metro più avanti come esterni di centrocampo. Il tutto con la forza dei 33 punti in classifica, che in questo momento consentono al Teramo, vicende extra campo a parte, di poter andare a giocarsi la gara senza troppe remore sul campo di un avversario che ha avuto comunque qualche balbettio di troppo.
Serie D, oggi pomeriggio il Notaresco ha vinto per 2-1 contro il Porto d'Ascoli nel recupero della quinta giornata del girone di ritorno. Tre punti di importanza capitale. Il Notaresco vince 2-1, il recupero col Porto d'Ascoli e interrompe una serie nera, nerissima, che aveva portato alle dimissioni poi respinte dal proprio tecnico. Epifani cambia e passa al 4-2-3-1 con Bruno e Diarra in mezzo, inserendo anche Pampano oltre ai soliti tre noti davanti. Modulo speculare per Ciampelli, che dopo neppure un minuto tenta sull'asse sinistro. Con la rifinitura di Pasqualini per Napolano, pallone al lato di pochissimo. La risposta dei padroni di casa con lo scambio stretto Esposito Valenti, che libera il mancino del numero 10, alto sopra la traversa. Antipasto della rete che arriva un attimo dopo, stavolta Valenti fa tutto da solo, converge e calcia. Una deviazione, inganna testa e sblocca il risultato. Vantaggio che però dura pochissimo, tre minuti, quelli che occorrono a Napolano per indirizzare un pallone tagliato da Piazzato. La spizzata di Spagna elude la difesa di casa e libera sul palo lontano Sensi, arrivato per saltare di testa ma che col piede destro trafigge Sciba. Nell'occasione si fa male Bellardinelli, sostituito da Frederick, ma il Porto d'Ascoli è pericoloso come al sedicesimo. La respinta corta dalla difesa di casa sulla punizione di Napolano libera Battista, la battuta in area su cui si immola Speranza. Il Notaresco è solo Valenti o quasi, è lui che al diciassettesimo manca la porta con una conclusione affilata. Servirebbe un sussulto, che arriva puntuale al minuto 23, quando il corner di Esposito trova la testa di Speranza a correggere la traiettoria e consegnare il nuovo e decisivo vantaggio al Notaresco. Partita intensa che Spagna prova a riportare in equilibrio dopo la mezz'ora, sinistro dal limite dell'area, controllato da Sciba. Il Notaresco protesta al 35esimo per un possibile tocco di mani in area di Petricci, che per Lascaro però non c'è. Neppure quello di Speranza, che Spagna vorrebbe al minuto 42, quando calcia male a botta sicura dopo una discesa sulla destra di Verdesi, che lo serve in posizione invidiabile. La ripresa si apre con un'azione praticamente infinita che il Notaresco porta nell'area avversaria. Una sorta di tiro al bersaglio, ci provano Pampano e Gallo, Murati, poi Diarra in maniera imprecisa fino all'arrivo di Esposito, che chiama al rinvio Sabatini, che centra Verdesi per un rimpallo che fa nascere quasi un gollonzo in piena regola. Alla fine però è solo corner. Non c'è deviazione invece sul destro da ottima posizione e sempre di Diarra, servito da Valenti dopo una serie di finte che ingannano la retroguardia ospite. Clamorosa l'opportunità che, minuto 64, sempre Diarra si ritrova sul piede, salvataggio a corpo morto di Sabatini e tanto disperato quanto efficace. Al 70esimo ancora Valenti prova la via della doppietta personale, mancandola davvero di poco. Stupendo invece al minuto 75 il servizio in lob di Esposito per Maio, che in posizione decentrata trova la risposta di Finori, entrato nel secondo tempo per liberare uno slot over a Ciampelli in mezzo al campo. A 12 dalla fine però il mani in area di Diarra manda Napolano dal dischetto. Lo specialista dei tiri da piazzato però non può nulla contro il solito riflesso del solito Sciba pararigori, tiro neutralizzato e punteggio che rimane sul 2-1. I tre punti interrompono un'emorragia di risultati che rischiava di minare ancora di più un ambiente abbacchiato, che alla salvezza come obiettivo non può pensare, ma che deve cambiare marcia per ambire alla post season. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che questa sera su TV6 alle ore 21 torna Pallavolè di Sergio Zappalorto. Grazie e buona serata.